però lì ci passano i prodotti che dobbiamo vendere, dobbiamo cercare di essere, che siano il più efficienti possibili, come diceva Joseph. Quindi se guardate magari durante il giorno, prendiamo il Zuffenhauser, produciamo una Carrera 911 e tutti i suoi derivati, tutti i vari modelli che è dalla S, dalla CT3, le versioni Sport, eccetera, eccetera, la targa che è appena uscita, anche se non è ancora lanciata sul mercato, però ha iniziato la sua produzione, e la Boxster, anche lì tutti i colori, tutti i modelli, tutti i tipi. Come ve li immaginate la produzione di una settimana? Se doveste voi programmare la linea di montaggio, come fareste? Così, veramente per, giusto per scambiare due chiacchiere. Per visti così tanti modelli, immagino, prego, sì. È un certo mix, no? Cioè nel senso non arriva la box. Sicuramente, già questo non spinge verso un'efficienza di produttività. Di componenti diversi, immagino. Però ovviamente richiede una sfida, perché se io aumenta la complessità, e quindi questo mix come potrebbe essere gestito? Come ve lo immaginate? Separare le linee. Sì, abbiamo un po' ordinata una macchina di superacquisto, ogni riparto ha i suoi metodi di lavoro. Sì, può essere una soluzione. Pure può essere una linea di elementi standard e comuni di valore, ma quando poi dice. Ma se io mi metto all'inizio della linea e guardo verso monte, cosa vi aspettate di vedere? Come colori, come macchine, tipologie di macchine, questo dico. O quante ne pensate di vederne di linee? Una. E quindi se sono qui e vedo la mia linea, cosa vi aspettate come combinazione? Abbiamo detto che il mix sì, un pochino lo facciamo. Tutto uguali. Tutto uguali. Il più possibile uguali in modo da ottimizzare. Sono contento che mi abbia risposto così, davvero, perché in realtà non ce n'è nemmeno una qualità. È vero, e questa io non posso controbattere definitivamente la sua affermazione, nel senso che ci sono dei casi dove vale la pena sicuramente avere dei prodotti a cui dedicare delle linee specifiche, perché la saturazione è tale, la standardizzazione è tale che probabilmente non conviene. Ma prodotti complessi, e una macchina è decisamente complessa perché è fatto di migliaia di componenti, in realtà non ce n'è nemmeno una di fuori all'altra, né in colore né in allestimento. Se voi comprate la Porsche, dove lo auguro e ce lo auguriamo anche per noi, è fatta di un allestimento base, a parte colore, ma poi tutto è personalizzabile, tutto, qualunque cosa, anche se volete gli ugelli lavavetro cromati o no, sono optional e non è standardizzato, e tutto questo viene gestito sulla stessa linea. Come? Come si arriva? Prego. 70-80% della tua uguale, cioè conca e dei parti che sono visivamente, esternamente la macchina il colore è uguale, ma se è diverso per me il 70% della portiere, finestrini, contachilometri, cioè se io prendo sinceramente un 2000 benzina e un 3000 benzina fa scale contachilometri anche il cambio automatico. Sicuramente ci sono dei componenti, questo si chiama modularizzazione, che permette ovviamente di facilitare. Però vi faccio un esempio, la 911 è una versione super accessoriata, ha tettuccio, ha tutta una serie di aggeggi interni che si passano, e la versione della GT3 Cup, che è una versione sportiva, non ha niente, quasi, perché è così, deve essere così leggera, che sfoglia, ha dei paraurti che sono immensi, ha degli alettoni che l'altra non ha, eccetera, eppure sono una di seguito all'altro. E cosa vi aspettereste se non fosse gestita la complessità? Che nel primo caso ci metto nella stazione dove devo montare qualcosa, magari 10 minuti, e poi per la successiva mi gratto la pancia per due, no? Perché magari dovevo montare il cruscotto, faccio un esempio banale, devo montare il sedile, successiva no, e quindi l'operaio prima che si affanna e poi che si ferma. Perché questo, pur accettando la sua considerazione, che ovviamente è vero, ma il 70-80% non è propriamente corretto, fatto sta che non è tanto la questione di combinazione, di avere un model mix o che le macchine possono variare poco, è il fatto che tutte ci mettono 3 minuti e 50 secondi. E vuol dire che per 3 minuti e 50 secondi l'operaio è saturato all'85%.
e il 15% che io lascio in saturazione, ditemi se parlo, dico qualcosa che va spiegato, per carità, non pretendo che sia tutto scontato. Il 15% di insaturazione, cioè quello che io concedo al mio operatore, tutto sommato senza far niente, ma non è proprio senza far niente, vuol dire anche gestire la vita che mi è caduta e riprenderla in mano e rimetterla senza che questo possa avere effetto sulla macchina precedente. Vuol dire avere un nastro che cammina, non la macchina che avanza. Quindi gli operatori, mentre finiscono di montare il loro pezzo, ritornano indietro. Per ottenere questo, la logistica ovviamente lo potete immaginare, il just in time, perché altrimenti io a bordo linea dovrei avere una serie infinita, ma non è così, ho aggiunto quello che mi serve per le successive fermate. Ma come si arriva a questo? Che è un percorso lungo, non si può certo da un giorno all'altro. Un magazzino pezzi molto ben organizzato. Ma per essere un magazzino pezzi molto organizzato, ed è una, per carità, sicuramente la logistica è fondamentale, ma correttori. Ma guardate chi ve le ordina quelle cose. E che è la scheggia impazzita della maggior parte. La pianificazione è fondamentale. Perché se io non stabilizzo la mia pianificazione e già la penso nella maniera più ottimizzata possibile, più livellato possibile, affinché il mio operatore faccia la 911, si sposti sulla GT3 e stia bello tranquillo. Quindi se ci ha messo, io ho detto 3.57, ovviamente dovete immaginare che prima sulla GT3, sulla macchina poco complessa, magari arriva a 4 minuti e 30, poi recupera sul lato, insomma di due fa lo stesso. Una standardizzazione delle procedure? Sicuramente. Abbiamo avuto un esempio di fabbrica di sci. Se mi dilungo troppo però mi appassiono gli argomenti poi. Scarponi da sci forse hanno il 90% di componenti uguali, componenti, poi vanno assemblati ovviamente colori, fighe, però componenti uguali. Eppure c'è una gestione della proprietà difficile perché i tacchi, no? Della parte di sotto, del tacco dello sci, che è un pezzetto di gomma che va a incastro e necessita di due viti, 10 scarponi, 8 posizioni diverse delle viti. Quindi io ogni volta che mi passavo lo scarpone devo riposizionare la macchina per fare la vitaggio. Quindi standardizzazione sì, e quindi se io voglio fare questo devo fare un passo indietro, lo sviluppo prodotto, cioè devo già pensare la macchina, modulare il più possibile, giusto alla sua considerazione del 70-80%, e vi faccio un altro esempio, tutte le Porsche di Carrera, sapete come vengono montate il tetto? Sono senza tetto, tutte. Sono tutte senza tetto. Vuote. E arrivano quasi verso la fine. Perché? Perché così l'operatore dentro ci può lavorare benissimo. Quindi primo, ci guadagno da quel punto di vista. Secondo, arrivo, poi magari ho ordinato una coupé, quindi deve essere chiusa, nessun problema. Il robot prende il pezzo di acciaio esattamente dello stesso colore, con la sequenza corretta, lo posiziona sopra, saldato, hai una coupé. Subito dopo c'è però una col tettuccio in vetro, nessun problema, il meccanismo ovviamente era già montato, molto bello, e così via. Quindi, ma questo è tornare molto indietro nella catena, pensare di sviluppare il prodotto. E poi mi fermo e chiudo. Il successo dell'internalizzazione anche di Porsche, sapete qual è? Perché le macchine si fanno in Germania, non altrove, eccetera. Perché quello che mi ha stupito personalmente, perché non avevo mai lavorato in Porsche, ovviamente, se non nella consulenza, è la passione delle persone, che non dovete sottovalutare. La cultura Porsche vende entusiasmo, e lo vende in Thailandia come in America, vende entusiasmo. Se voi comprate una Panamera diesel in Italia perché va il diesel, come in America un Mega Turbo 4.8, perché al di là di quello che è ovviamente la specifica della nazione e il mercato e ciò che fa PIL, eccetera, c'è una cosa che vuole su tutti in tutto il mondo: chi compra una Porsche, a parte poterselo permettere, compra l'entusiasmo. E se voi parlate con gli operai di linea Stoccarda, che è la fabbrica storica, esiste da quando esiste la Porsche, è straordinario, perché ciascun operatore la parte della visita che accennava Josef è una visita ovviamente per noi colleghi,
e passiamo dei giorni con loro, poi li aiutiamo, poi li ascoltiamo, loro si fermano e ti raccontano tutto quello che fanno, ti fanno sembrare che montare un parafango, che può sembrare la cosa detta così più noiosa del mondo, o ripetitivo, quantomeno certo non entusiasmante, per loro lo è. Ed è questo che dovete tenere presente, perché va bene la modularizzazione, va bene l'efficienza, va bene tutto, ma non sottovalutate che quello che ci mettete nel prodotto diventa DNA e fa parte di quello che il vostro cliente riconosce come valore aggiunto davvero. Come fare a trasmetterla? Arriverò io a raccontare. Io racconterò un po'. Noi vi ho parlato di